presentarmi a corte? A fare esattamente la parte che lui le ha assegnata. Ah, ma è chiaro. Per fortuna. No, non è così. Ser Demonio si è battuto contro il capitano. Quel capitano? Ho avuto la fortuna di catturarlo ed ha confessato. Che cosa? La sua appartenenza alla banda di Ser Demonio. E di particolari dell'eroico spettacolo organizzato. Non credo una sola parola della storiella di quel capitano. No? Vorrei vederlo. Niente di più facile, se Vostra Altezza permette. Prego. L'ho fatto venire perché Sua Altezza vuole interrogarlo. Guardi. Commedia per commedia può essere un inganno anche questo e non voglio restarci presa. E poi non sono venuta per parlare di Ser Demonio. Io penso soltanto a mio fratello. Altezza vi scongiuro. Se non fosse stato per Sua Altezza, a quest'ora suo fratello. Una cosa per volta, cara Livia. Forse più tardi, con le idee più chiare. Se Vostra Altezza permette, signorina. Vi prego, Altezza, concedetemi la grazia per mio fratello e non vi importunerò mai più. Ma non desidero di meglio che sfortunato da voi. Qualcosa faremo, siatene certa. Per oggi non posso promettervi di più. Prego, ho ancora molte cose da dire. Stasera alla Villa del Poggio, Toni, vi manderò la carrozza. Altezza, vi prego. Sta bene, se cambia idea. Questa sera vi aspetterò. Non ci verrò, Altezza.